Lorenzo, il movimento è sceso un'altra volta in protesta per il diritto alla casa. Sì, sì, è successo un qualcosa in questi giorni che è particolarmente significativo, cioè 300 persone a Bologna si sono barricate per un giorno intero davanti a centinaia di poliziotti e carabinieri. Hanno rivendicato il diritto alla casa, erano donne, uomini, italiani, migranti, dando un segnale di uguaglianza nella disperazione, nella sofferenza. Questo messaggio per noi è un messaggio forte, vogliamo che questa cosa arrivi direttamente anche alle finestre di chi ha il potere, dal prefetto, perché la politica non esiste, la politica sociale nemmeno. Case popolari non si fanno, gli sfrattati sono sempre più in difficoltà, chi occupa le case è sempre sottoposto al regime di sgombero. Davanti a questo dramma sociale o si comincia a dare risposte che non sono solo quelle di portare i plotoni di polizia e carabinieri, ma si affronta la questione legata a un'emergenza sociale che non ha precedenti nella storia e la si affronta in termini seri. Non solo con le parole, non solo con i contributi per l'affitto, ma dicendo probabilmente servano più soldi per le case popolari, meno soldi per le opere inutili, per gli aerei da guerra. Qui c'è un disastro che è combinato da tutte le forme della politica. Questo da una parte. Dall'altra noi diciamo che va ripristinato un principio di uguaglianza davanti alla crisi, cioè dire che la crisi la devono pagare innanzitutto chi ha i soldi, non solo chi è già nella disperazione e nelle difficoltà economiche, perché è un problema reale, è un problema di sofferenza e si affronta. Noi saremo costretti a lottare, le occupazioni non finiranno, le difese degli sfratti nemmeno. Questo diremo al prefetto, o si sospende perlomeno l'esecuzione degli sfratti. Sapete che anche a Firenze ci sono forme di autolesionismo, tentati suicidi, o si sospende e si dice finché non c'è risposte sociali si blocca la situazione e si inizia una fase di trattativa seria, oppure saremo costretti a farci intendere, diciamo con le maniere forti, che non è carino per tutti.